Oggi abbiamo preparato una ricetta tipica pugliese, le cozze ripiene. Noi le facciamo alla barese, vi facciamo vedere tutti i passaggi. Vediamo la ricetta. Ci sono venute fuori 20 cozze ripiene. Se fate anche il primo con la tagliatella, quindi per 4 persone sono 5 cozze ripiene a testa. Noi abbiamo utilizzato 600 g di cozze di Taranto, 200 g di mollica di pane raffermo, noi utilizziamo ovviamente il pane di Altamura, vi mettiamo in alto la ricetta, poi abbiamo 2 uova, 4 cucchiai di pecorino romano, una manciata di prezzemolo tritato, il sale quanto basta, uno spicchio di aglio diviso in due, una metà andrà nelle cozze ripiene, l'altra andrà nel sugo delle cozze, la passata di pomodoro. Se dovete utilizzare queste cozze soltanto per come antipasto, allora potete utilizzarne 500 grammi, mentre se dovete fare anche la pasta 800, e ci va l'altro spicchio, l'altra metà dello spicchio di aglio e 3 cucchiai di olio di oliva. E poi abbiamo il pepe, quanto basta. Cominciamo dal ripieno, frantumiamo la mollica di pane. Noi ovviamente, come vi abbiamo detto, facciamo il pane in casa, quindi facciamo quelle cozze ripiene quando abbiamo la mollica pronta. Il pane di Altamura tende a trattenere di più il sugo rispetto al semplice pane raffermo, quindi cercate di utilizzare proprio il pane di Altamura. Magari imparate prima a fare il pane e poi le cozze ripiene. Si fa tutto con le mani. Frantumiamo bene la mollica, aggiungiamo un po' d'acqua. Due cucchiai d'acqua bastano e adesso aggiungiamo le uova e lavoriamo il composto sempre con le mani. Aggiungiamo il prezzemolo. Questa, essendo una ricetta della tradizione, si tende a farla diversa in base alla città dove vivete, quindi potrebbe essere che la ricetta cambi in base alla città in cui siete. Aggiungiamo l'aglio tritato. Continuiamo a mischiare. Noi le cozze ripiene le stiamo facendo quindi alla barese, perché siamo di Bari. Probabilmente se vivete in altre città della Puglia ci possono essere alcuni ingredienti che cambiano leggermente, come per esempio c'è chi vive nel Foggiano e ci mette la ricotta, cosa che noi a Bari per esempio non facciamo per niente. Addirittura, ovviamente, le cozze ripiene sono anche un piatto tipico della Liguria, quindi nel momento in cui vedete questa preparazione tenete presente che si tratta di una preparazione pugliese, perché anche in Puglia è un piatto tipico. Il sale, quant'è? Un pizzico? Sì, poco, perché c'è il romano e ci sono le cozze. Eh sì, il romano è molto sapido, quindi mi raccomando a non esagerare, altrimenti poi le cozze ripiene sono veramente troppo saporite. Infatti una delle altre tante discussioni su questa ricetta, perché essendo una ricetta tradizionale le discussioni non mancano, è quella del formaggio da utilizzare. A Bari va solo il pecorino, però c'è chi ci mette per esempio il rodez, c'è chi ci mette il parmigiano, poi ovviamente ognuno questa ricetta la fa anche in base alle tradizioni familiari. Quindi se nella vostra famiglia si è sempre utilizzato il parmigiano, ovviamente troverete questa ricetta anche un po' strana, però la tradizione barese porta praticamente in quasi tutte le ricette il romano, anche se ai giovani baresi piace un po' meno rispetto alle donne antiche di Bari Vecchia che preparavano questa ricetta. Tenete presente sempre questi piccoli cambiamenti. Ve lo diciamo perché magari poi ci scrivete: no, non si fa così la ricetta. Potrebbe essere che dalle vostre parti non si faccia così, oppure è una tradizione familiare diversa. Aggiungiamo il pepe. Adesso vi facciamo vedere bene la consistenza. E questa è la consistenza che deve raggiungere il composto.
quindi né troppo secco né troppo morbido. In ogni caso, con gli ingredienti che vi abbiamo detto, viene praticamente così. Adesso ci dedichiamo alle cozze. Diciamo che questa è la parte un po' più complicata della ricetta, no? Perché le cozze bisogna pulirle. Noi a Bari ci armiamo di coltello e di retina per pulirle. Ve ne facciamo vedere giusto una, come viene pulita. Quindi le graffiamo, le mettiamo in una ciotola di acqua e ci aiutiamo con una retina per pulirle meglio. Quindi questo è il procedimento che seguiamo noi. Vi facciamo vedere un'altra cosa importante, il bisso, che è questa parte della cozza che vedete, una specie di fibra tessile. Con le mani il filamento va spinto verso il basso e poi tirato verso l'esterno, quindi anche questo è un passaggio che è importante fare quando pulite le cozze. Quindi le graffiate e togliete il bisso. Abbiamo finito di pulire le cozze, adesso le mettiamo nell'acqua con un po' di sale e le sciacquiamo ulteriormente in modo da averle veramente pulite. Adesso apriamo le cozze, vi abbiamo fatto vedere come si puliscono, adesso vi facciamo vedere come le apriamo. Non le dobbiamo aprire completamente, ma così, quindi una mezza apertura e rimane la cozza, il frutto della cozza dentro. Abbiamo messo un colino sotto per raccogliere l'acqua delle cozze, quindi cerchiamo di farlo, di tagliarla così, in modo che l'interno della cozza rimanga solo da un lato. L'acqua delle cozze la raccogliamo perché poi la utilizzeremo per il sugo? Sì, sarà messa nel sugo, filtrata e messa nel sugo. Ok, quindi non si butta l'acqua delle cozze. Spinge così davanti, la parte di sopra, poi si passa il coltello in questo modo da su, raccogliendo tutta la cozza, si apre appena e si passa tutto il frutto da un lato. Ecco qua. Noi utilizziamo un bel tegame di creta, di terracotta, in cui in genere facciamo alcune ricette tipiche pugliesi come la tiella barese che vi abbiamo già fatto vedere, e si possono fare tante altre ricette come la parmigiana, tra cui anche le cozze ripiene. Facciamo il sugo, quindi abbiamo messo l'olio e ovviamente dovendo cuocere sul fuoco la pentola di terracotta abbiamo messo uno spargifiamma sotto. Mettiamo l'altra metà dello spicchio d'aglio tritato. Come vedete l'aglio sta soffriggendo, quindi adesso ci mettiamo la passata di pomodoro, ovviamente rigorosamente fatta in casa. Aggiungiamo un pizzico di sale e assaggiate. Se va bene di sale lasciate così, altrimenti aggiungete un altro po'. E ovviamente poi la manciata di prezzemolo tritato, un po' di pepe. E amalgamiamo un po'. Ovviamente se siete di altre città in cui si usa fare, in cui si usano fare le cozze ripiene, fateci sapere come si fa nella vostra città. Noi vi stiamo facendo vedere la nostra versione, la versione barese, però ci interessa conoscere anche altre versioni. Aggiungiamo anche l'acqua delle cozze che avevamo messo da parte. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare che cominci a bollire. Nel momento in cui il sugo comincia a bollire mettiamo le cozze.
Quindi questo è il procedimento. Tra l'altro in molti, per esempio nella ricetta della Tiella, ci hanno chiesto dove abbiamo preso questi tegami di terracotta. Per noi è semplicissimo trovarli in Puglia, li trovate in autogrill anche, oppure su Amazon. Vi lasciamo qui sotto in descrizione dei link ad alcuni tegami in terracotta. Alcuni sono anche moderni, in base magari alla vostra cucina. Adesso vi facciamo vedere come si riempiono le cozze. Come vedete ce le abbiamo tutte qui aperte e ci mettiamo il ripieno. Un tempo si usava anche chiudere la cozza con il filo, una cosa che noi per esempio non facciamo più, anche perché le cozze mantengono benissimo il sugo con il nostro procedimento. Quindi ovviamente se seguite la nostra ricetta, il nostro procedimento, potete risparmiarvi la parte del filo, che è anche un po' noiosa e anche lunga. Le quantità degli ingredienti che vi abbiamo dato vanno benissimo per 4 persone. Ovviamente, come vi abbiamo detto prima, le cozze ripiene possono essere utilizzate come antipasto, ma anche come secondo. E nel momento in cui a Bari le facciamo come secondo, in genere come primo facciamo le tagliatelle con il prezzemolo. Vi mettiamo in alto la ricetta perché ve l'abbiamo già fatta vedere come si fanno. Come si fa la tagliatella in casa a Bari con il prezzemolo, e quindi così avete un primo e un secondo per 4 persone. È uno dei piatti, diciamo, della domenica a Bari, no? Sì. Abbiamo fatto bollire il sugo per 5 minuti. Dopo 5 minuti dal bollore ci stiamo aggiungendo le cozze, le mettiamo direttamente nel sugo. E adesso per quanto tempo devono cuocere? 20, massimo 25 minuti. Ok. E sono pronta. E sono pronta. Quindi come vedete la ricetta è davvero molto semplice, l'unica difficoltà è pulire un po' le cozze, però vi abbiamo fatto vedere noi come le puliamo. Quindi se non avete mai fatto le cozze ripiene, noi abbiamo cercato di farvi vedere veramente tutti i passaggi, in modo che possiate imparare. Poi ovviamente se vi piacciono queste ricette tipiche tradizionali, vi lasciamo in alto la playlist delle nostre ricette pugliesi, perché praticamente ne abbiamo fatte tantissime che potete imparare e potete provare a fare. Dopo mezz'ora possiamo spegnere, abbiamo quindi prima messo a fiamma alta il sugo, mentre poi la cottura delle cozze avviene a fiamma bassa. Adesso noi andremo a condire le cozze con la pasta, che è quello che facciamo a Bari, però in realtà potete anche servirle così come antipasto. Adesso vi facciamo vedere come impiattiamo qui a Bari le cozze ripiene, quindi come le serviamo anche con la pasta. Però se le volete utilizzare come antipasti potete farlo, come secondo invece appunto le facciamo con le tagliatelle. Ve la facciamo soltanto vedere. In realtà poi la ricetta sarebbe finita, quindi come vi abbiamo detto prima, ovviamente fateci sapere nei commenti voi come le fate, perché sicuramente avrete un'altra versione. Seguiteci su Instagram, taggateci come fate di solito, perché ci taggate nelle vostre foto e noi siamo molto contente di rivedere le nostre ricette rifatte da voi. Vi lasciamo in descrizione la ricetta scritta e stampabile delle cozze ripiene, perché qualcuna di voi vuole conservarsi la ricetta. E ovviamente veniteci a trovare anche su Facebook, dove anche lì ci mandate alcune foto e ci fa tanto piacere. Eccolo qui, questo è il nostro piatto di tagliatelle, il primo.
ci mettiamo il sugo, quindi in cui abbiamo cotto le cozze, e infine il formaggio. Bene, la ricetta è finita, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!